Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Eccoci qua a colazione, sto mangiando una mezza arancia. Queste arance sono belle, succose e molto dolci. Qui sto bevendo il mio tè Green Energy con il guaranà e anche con lo zenzero e i fiori in mezzo, buono. Qui invece c'è il porridge, questo è il porridge che mi sta piacendo da ultimo, è diventato il mio porridge preferito. Questo qua è di Bio and Me. In mezzo, oltre all'avena e semi di chia, ci sono tantissime altre cosette, tutto naturale, così ci sono anche le uvette, c'è un po' di carota, c'è un po' di cicoria, tutte cose che fanno bene comunque diciamo all'intestino, e mi sta piacendo. Ho questa versione qua con i semini, ma anche quella con le mele, molto buona. Qui siamo a pranzo e sto mangiando una pasta di pasta Evangelist e sono dei soli con salsiccia e friarelli, sono buonissimi. Questa è un tipo di pasta un po' speciale, diciamo qui c'è il formaggio dentro e poi c'è il burro che devo far sciogliere, serve per il condimento. E quindi adesso preparo, ecco qua, e questa è la porzione che mangio io, perché sono belli grandi, sono molto ricchi insomma di ripieno e devo dire che mi è proprio piaciuta. Diciamo che la pasta Evangelist mi piace tutta. Qui la pasta è un po' spessa, però ci sta. E poi per secondo io mangio un'insalata qua di pomodori e ceci, molto molto semplice, molto fresca. E niente, quindi questo è il pranzo di oggi. Nel pomeriggio io esco perché ho deciso di fare un giretto per il centro di Londra. Questa volta non vi porto in ristoranti, ma andiamo a fare una passeggiata. Vi faccio vedere un po' il centro di Londra, tutto bello addobbato, perché appunto c'è stato il giubileo e quindi insomma la città è in festa, è tutto così giubilante. E quindi vi porto a fare questo giretto, vi lascio alle immagini e ci vediamo dopo quando tornerò a casa. Tornata a casa mangio una macedonia con fragole e mirtilli e anche un po' di lamponi. Tutto è molto fresca, questa qui era un bicchierino comprato insomma al supermercato, quindi mangio questa cosa. Per cena ho fatto la bistecchina di tonno, è una bistecca piccolissima, fatta così in padella con un po' di finocchi e l'insalata iceberg e anche degli asparagi lessi. Quindi questa è la cenetta. Con questa cenetta termina il video, spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia piaciuta anche la passeggiatina. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Continuate a seguirmi e se il video vi è piaciuto lasciate un like. Ciao ciao!